Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Zo Players. Siamo qui su Ghost Record in cooperativa con Matthew2887. Ciao a tutti. E ci siamo buttati sulla missione ruba il furgone con le scorte mediche. Allora, sempre nella località Okoro. Cecchino. C'è il falco che è volato via, hai visto? No, non ci ho fatto caso. Sì. Che roba è sta qua? Secondo bersaglio. Ok. Mando il drone. Sì, sì, ci sono già. Bersaglio numero 3. Ci sono 5 bersagli. Vedo il pacco. Recuperiamolo. L'ha individuato, Matti? Il pacco? L'ha detto, però non l'ho visto. Fantastico, mortale. Ah, ok, allora me l'ha individuato. Ah, eccolo qua, il furgone blu, sì, sì. È enorme, poi. Capire un attimo da dove si può salire qua. Sì, qua c'è un focolaio. Dobbiamo portare questi vaccini alla gente di Qatari al più presto. Entriamo nella vapore, troviamo sì. Il camion e andiamocene. Ricevuto. Qua ci... Pieno, passa, vieni di qua. Arrivo. Qua conviene, mi sa, prendere e scappare via. Sì, infatti. Aspetta, io voglio fare una cosa, Dammi 2 secondi prima di sparare. Sì. Allora, abilità, io voglio fare mira stabile e mettermela al massimo, cazzo, se posso. No, niente, non posso. Non posso perché... Dai, sei uscito dalla missione, sei uscito. Raggiungi l'obiettivo. Cosa hai fatto? Niente. Sei uscito in un'altra missione. Ah, ok, vabbè, la riseleziono, non è un problema, aspetta. Io sono malato anche il tutorial. Non so perché, ma... maledetto. Ok. Aspetta un attimo. Vai. Aspetta che c'ho il tutorial. Arrivare agli uomini di Qatari. Faranno buon uso delle medicine. Ok. Allora. Io stavo vedendo un attimino le abilità per aumentarmi. Arriviamo di mezzo. L'ho visto. Vado. Miralo anche te nel... Ok, nel caso lo sbagli ci sono io. Si è mosso. Adesso va qua a sinistra. Aspetta. No, sì. Adesso dovrebbe riuscire. Mi avvicino un po', perché siamo distanti per quello lì. Ma perché c'è uno che guarda sotto. Appena riesco ci sparo. Sale qua. Ok. Non si muove più adesso? Sto qua rimane... No. È fermo, maledetto. Che cazzo fa? Sta fermo lì. Lo avanza pian piano. C'è anche un punto esclamativo qua. Sì, ho visto uno con informazioni. Passare di qua. Cos'è sto posto qua? Ok, su queste informazioni. Queste sono le coordinate di una medaglia che il Santa Blanca vuole dare a uno dei suoi. Ci abbiamo uno di fronte, Dani, eh? Sì, ho visto. Ci abbiamo anche il cecchino, eh? Il cecchino è uscito, eh? Ottimo, Matti. Perfetto. Sapevo che usciva quando ti viene a rompere le balle, Dio santo. Ottimo. Occhio alla mira, non colpiamo i civili. Ok. Allora Matti, il furgone ce l'abbiamo qua adesso. Sì, ma ci abbiamo anche uno col mortaio, eh. Dobbiamo stare un po' attenti, eh. Mi stavano individuando. Non salire qua, eh. Perché sono sospetti? Sospettati. Perché mi stavano individuando, però... Adesso è un bel casino, eh. Aspetta, non ti far vedere. Io non vi faccio vedere, no. Però stanno venendo verso... Se vedono il corpo siamo rovinati. Sdraiati, Matti, sdraiati, eh.
Aspetta, finché sono sospettati, ok. Ok, sono tornati normali. Questo tutto sono quelli tosti, Matti. Io lo so. Dai, tornate dentro. Marco, un bersaglio è vicino a quel civile. Qua è pieno, non tornano più dentro. Cercando di individuare un po' quelli dentro. Ma è pieno anche dall'altro lato fuori. Un casino. Io direi di rifare un altro giro, perché ormai qua è fottuta la via. Sì, non... Capito? Sì, non conviene. No, ormai sono fuori. Dai, torniamo indietro dalla... ma dobbiamo salire no, no, su, giriamo adesso, usciamo dal cancello e entriamo dall'altra zona, entriamo. Capito? Però aspetta, Cosa fai? Voglio vedere una cosa. Potrei attirarli col drone io? No. Niente. Sì, prova, distraili. Distraili al contrario della scala. Come si fa? Segnale, forse? Sì, vai. Aspetta. È distratti? Sembra di sì. Vedi qua un casino. Dai, sono tutti lì. Lo so. Aspetta un attimo. Aspetta, fammi fare una prova, Matti. Posso provare col drone a segnarmelo verso di me? Vai. Sì. Matti, in fretta che sta venendo verso di me, Matti. In fretta che sta venendo verso di me. Non lo fa. Sono fottuto. Aspetta, occhio Matti, sono lì. Provo di nuovo, Dani? Provaci, ma se non ti dà... Ok, si sono spostati nuovamente. Porca puttana. Come crede che vai a cavare questa guerra? Matti, io sono passato, Come hai fatto, scusa? Sto strisciando, però è un casino lì ora. Sono tutti qua. Deve aspettare un attimo che... Com'è che si selezionavano le varie cose? Ok, perfetto, esca. Mi serve. Esca. Vediamo, Prova a lanciare Nesca, Matti, Che le preoccupa? Che tra in mente? Ho una sorpresina per questi hombres. Esca, Matti, ora. Ora cosa? Sono tutti di fronte, Daniele. Matti, sono girati, Ho capito, sto arrivando. Ora, arriva lì in quelle casse, mettiti lì dietro. Sono lì dietro, rimando un'altra esca perché mi hanno quasi visto. Una bomba grana. Ora da lì, dove una sei? Una granata, mi ha dato. Devi strisciare, Matti, sì, devi sì, strisciare. Sto vedendo verso di te. Striscia. Ci sei? Sì, sto strisciando. Perfetto. Sì, ma non è che andiamo molto più lontani da qua, Daniele, Sì, però non si individuano qua. Però io manderei il drone perché alcuni non li abbiamo visualizzati qua. Aspetta, maestro Matti, fai ristabilizzare la situazione, sennò siamo fottuti. Vai un attimo col drone. Vai. Intanto do un'occhiata se si avvicina a qualcuno, Matti. Sì. Capisco se dentro la tenda sto qua o no. Sto qua a fare flessioni.
Come facciamo? Aspetta. Allora, ci abbiamo uno col, con la, col mitra qua. Vuoi farlo fuori quello lì? Eh sì. Vai, io ce l'ho anch'io sotto. Andate, andate, eh. Ce ne abbiamo due in basso, Matti. Dobbiamo eliminarli insieme. Mettiti il notturno qua. Com'era più? Tastino destro, tastino destro. Ok. Quello lì sta facendo le flessioni, aspetta Dani, eh. Sì. Uno si flessione e l'altro... No, quello con le flessioni devi girare a destra, devi girare dall'altra parte, Dani. Sì, sì. Volevo vedere l'altro. L'altro sta dormendo, mi sembra. È dentro. Allora, quando ci sei con quello delle flessioni, ammazzo sto qua e sta dormendo, eh. Aspetta, eh. Dimmi te. Poi non sta dormendo sulla sedia sto qua. Vai, sei. Vai. Andati? Sì, sì. Ottimo. Sospettati. Uno qua su. Però dovremmo eliminarlo visto, facilmente. Eh? No, no, è solo... Ho sentito i rumori. Ok, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Ah, ok, ho preso te. Bene, bene. Stavamo vedendo il corpo. Perfetto. Quasi. Matti, siamo davanti al furgone. Sì, ma non c'è nessuno, eh. Possiamo andare a prendere al volo. Sì. Ci abbiamo solo quei merdosi laggiù. Vabbè, scappi. Vada la guida. Vai, la guida. Katari, qui Nomad. Abbiamo il pacco che avete chiesto. Lo stiamo consegnando ora. Benissimo. Guidate piano. Aspetta. Le fiale che contengono il vaccino sono molto fragili. Cosa sto facendo, Daniele? Basta una curva azzardata e... Ho capito, faremo attenzione. Passo e chiudo. Stavo vedendo, c'è la strada dietro? No, no. Io direi di andare, Dani, perché questi qua si stanno venendo addosso. Via. Bravo, così. Vai, via, 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 via. Abbiamo 77% delle fiale, porca puttana. Matti, ci devi pensare te. A qualcosa? A eliminare tipo la macchina che sta salendo. Non elimino niente con questo furgone, Dani, perché mi fa migliorare solo di lato. Cazzo. Niente, mi tocca fare guida sportiva. Sì. Che cazzo che ce la faccio? Ecco, guida sportiva. Vai, 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 vai. Povolo giù, si è fermata la macchina. Merda, ma non vedo un cazzo questo furgone. Cazzo stai facendo, Daniele? Matti, non frena. Non frena e non si vede una ceppa di minchia. Non si vede. Tirati giù dal dirupo. Vai giù dal dirupo, dai. Sì, le fiali sono fragili. Mi raccomando, le curve. Io mi lancio giù dal dirupo. Che cazzo dici, Matti? Sì, sì. Tutto 77% dritto, vai, vai, vai. Perché abbiamo schiacciato. No, sì. Siamo stati ripresi. Eccoci, Matti, arrivano. Matti, dimmi te se vuoi che mi fermo e li fai saltare in aria, col... Ma per il momento siamo solo ricercati, non siamo in battaglia. Ok. No, non siamo in battaglia. Dimmi te, Se ti vuoi fermare, dai, proviamo. Mi fermo. Ti copro da questo lato qua, vai, scendi. Lancia granate, Matti. Ti copro, eh. Ce n'hai uno, ce n'è uno che ti spara. Eliminalo, Matti, sono t'ammazza. Vai. Ottimo, aspetta, aspetta. Ottimo, Matti. Vai. Vai. Ok. 800 metri, dovremmo avercela fatta. Ma cazzo, sta arrivando un altro. Vai, 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 Dani. Sì, sì, ma ce la facciamo. 65%. Vabbè, ne abbiamo perso quasi la metà delle fiale, però uguale. Era impossibile. Impossibile portarle tutte. Dovevamo uccidere tutti quelli che erano dentro, in teoria. Ma come facevi? Sì, ma non lo so, eh. Come chiamavano rinforzi? No, ma... Poi quelli sono tosti. Beccato, quelli là viola sono tosti, beccato, eh. Venivi. Tanto controllo la registrazione perché ora mi si fermi, maledetto cazzo di scheda. Ci manca. Allora, dove
Ah, proprio qua destra. Dentro? In mezzo a tutti. Non vedo più un cazzo, qua, qua, perfetto. Vai avanti. Sta nebbia maledetta. Che ci siamo. Perfetto, è andata bene. Che cazzo hai fatto, Daniele? Vai dietro, dietro. Niente. Ho capito, ma... Scusa, non l'abbiamo consegnata? Sì, ci sta, c'erano dei nemici, però. Vabbè, ma... Ok, dobbiamo... Oh, io l'ho consegnata, ma non me la dà. Dobbiamo salvare... Dobbiamo... proteggere le missioni scorte. Può essere? No, veramente mi dà... Ruba il furgone con le scorte mediche. 25 metri mi dà. Fai leggermente... Copri un attimino lì, voglio... Retromarcia, Dani. Prova a mettere un po' più indietro. Sì. Ok, ora l'ha data. Sì, ma stanno arrivando... Vabbè, affanculo. Arrivo a darti una mano, Perfetto. Ok, non c'è più nessuno. Ok, vorremmo un po'... Ce l'abbiamo fatta. Ci hanno distrutto alla fine. Ok, ci buttiamo qua. Dalle emissario, è l'ultima. È un casino. Ed è il sogno, vuole la testa di emissario. Ragazzi, prendiamo un veicolo e ci becchiamo là. A dopo. Trovate l'emissario e portatelo dentro. Katari, qui Nomad. Il pacco è stato consegnato, è tutto tuo. Grazie infinite. Ti sono debitore. Quei vaccini salveranno molte vite. Ok, ragazzi, siamo arrivati al punto. 400 metri, 300 metri, però ce ne maledetti qua. Bersaglio a terra. Ok. Procediamo a piedi, vediamo un attimino. Se conviene. C'è qualche posto di blocco qua. Perché? C'è un altro qua, Dani. Ci ho visto, visto. Quanti? Uno. Uno. Però... Aspetta, ok. Questi posti di blocco qua ci avevano fottuto alla grande, Matti, eh. Con la macchina, sì. Io qua... manderei il drone un attimino. Ci aspetti un secondo. Sì, sì, mi avvicino solo un peletto senza andare avanti. Occhio, mando il drone anch'io. In zona. Forse c'è un cecchino sopra la nostra testa. Fatto qui a Okoro. Ok. Cazzo, quanti ce ne vanno? Bersaglio 15. Cazzo. Sono almeno 20 bersagli. Via. Allora, intanto prima di cominciare, via dal coglione il cecchino, se riusciamo. Hai visto dov'è? Sì, è proprio qua su. Io passerei di qua, Matti, largo. Se riusciamo, non so se scavalca qua. Ma di qua no, niente. Di qua non passa, avanti. Mettiamo un attimo notturno, mi metto io. Il cecchino, Dani, non lo possiamo uccidere. Dai. Per ora no. Però io passerei, io ho visto un buon passaggio di qua, Matti, anche se occhio davanti, gente. Dani, che ci abbiamo uno. Il cecchino è andato, eh. Aspettate. Tanto dovrebbero essere tutti dentro il muro, giusto? Non lo so, Matti. Il drone è partito. Ok. Qualcuno è anche fuori. Ok, c'è un altro cecchino. C'è un altro cecchino, eh? Sì, 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 l'ho visto. Fai prenderlo? No.
Io da qua ce l'ho, eh. Ah, vai, vai, vai. Ce la fai? Riesco, sta. Dato. Ok. L'unica cosa che hanno sentito lo sparo, perché con quel fucile di merda che ho è un problema. Non lo cambi. Lo so, adesso lo cambierò. Ma però sono aspettati, va bene, dai. Sì, sto guardando se c'è un tipo di allarme o qualcosa, però mi sa che non ce n'è. C'è un altro cecchino sul tetto, Dani. Ci avviciniamo all'area bersaglio, preparatevi. Bowman non vede l'ora di mettere le mani sull'emissario, quindi occhio a dove sparate, ci serve vivo. Sì, dove siete, Dani? Sono salito sul muretto, sono qua in alto sul muretto e sto guardando. Allora, possiamo avanzare di qui, qua, vieni. Daniel, eh? C'è una porta. Scusami. Vado. Qua. Sei sicuro? Eh sì, Vabbè, sono entrato. Cazzo, mi stavano beccando. Matti, passa dove sono passato io. E come cazzo ci salgo io di sopra? Appena scendi di qua da me sdraiati, eh. Non lo riesco. Ma Mattia, è un casino. Ma siamo fottuti alla grande. Se abbiamo alcuni alle spalle che sta camminando verso di noi. Io striscio per un po', dopo che finiscono i cespugli, Dani, cosa strisci? Cioè, non strisci più da nessuna parte. Ma io lancerei una bella, con il mio fucile, una bella granata di mezzo. Matti, ci massacrano, Mattia. Dani, ce l'abbiamo alle spalle, se te ne sei accorto, Te e striscia, fidati. Ok, Matti, alle armi. Sono a terra, Matti. È impossibile sta cazzo di missione. I compagni possono curarti, attendi il loro aiuto. Ci sei, Matti? Io sono scappato, in realtà. Ce l'hai fatta? Sì, sì, almeno non mi hanno visto. Ok, no, perché io sono a terra. Stanno uccidendo, tra di loro, scusami, Ah, ok. E allora vienimi a dare una mano. Aspetta, i viola si stanno uccidendo quelli rossi. Farli un po' allontanare. Perfetto, hanno fatto piazza pulita, Dani. Vai, Matti, di qua non c'è nessuno. Cioè, si sono massacrati tra di loro, gironzolavano così. Quelli viola hanno ucciso i rossi. Ok, tanto meglio. Allora uccidiamo adesso i viola. Col cecchino. Okay. Sei pronto? Vado, Ci sono. Vai. Bersaglio a terra. Las unidades han alcanzado la ultima posizione conocida del enemigo. Ningún controllo nel reporte. Comenzando a buscar. Cazzo, granata. Chi è che spara di là, di fianco di là? Preso, preso. Ok. Ok, andati. Arrivano, sono eh. Quelli all'interno però, eh. No, arrivano la macchina. Io mi sono levato. Qua per ora. Occhio la macchina. Ok, Dani. Per saltare in aria, Matti. Occhio, sinistra, Dani. Sì, ho visto. Ok,
Che cazzo ne arrivano? Vado su Matti a vedere. Sto andando su anch'io. Carica, carica. Vado su, Dovrebbe essere qua su, Matti, Versaggio. Sì, sì, sì. Cazzo. È rimasto solo lui. Vai. Signore, ma si è impiccato. E l'emissario ci è sfuggito. Ha preferito uccidersi che affrontare suo nonno. Che brutta storia. Abbiamo spinto noi a farlo. Avanti, basta stronzate. Ha fatto una scelta. Dobbiamo controllare il corpo, vedere se ha qualcosa addosso. Ispeziona. Ok. Aspetta, Dani, Ehi, un biglietto da suicidio. Ma... Bowman, qui Nomad. Abbiamo trovato l'emissario. È morto. È ceduto. Si è suicidato. Ha lasciato un biglietto al suo egno. Si è addossato la colpa per la perdita dei laboratori a Okoro. Secondo Midas non ha retto la vergogna di aver deluso suo nonno. Quel brutto idiota. Avevamo Eliaio in nostro potere, e ora... Forse non era quel disastro che credevamo. Non ha ceduto nel modo previsto. A volte succede. Lo fai spesso queste cose. Faccio quello che serve per portare a termine le missioni, come voi. Matti, direi che c'è la... è meglio squagliarci. C'è un video però, Dani. Allontaniamoci prima di mandare il video, sennò qua. Ho capito, vai. Stanno salendo. Scendiamo di qua, di qua, di qua. Stanno salendo proprio di lì. Ma poi ci buttiamo qua a sinistra, Matti. Avevo visto un elicottero io, se non mi sbaglio. Eccolo là. Vieni, Matti. Ci sei? Sì. Buttati giù. Non si butta, perché non si butta mio omino? Ok. Ma l'elicottero è fatto saltare in aria a te, Mattia? No, io no. Bene. Andiamo giù per il dirupo, dai. Andiamo qua. Andiamo giù, tanto ci abbiamo l'autostrada lì. Ci mettiamo al sicuro, ragazzi, partiamo col video. Vediamo un attimo di cosa si tratta. Seminato, ok. Se non schiattiamo qua. Ci sono ricercati. Ok, direi che lo faccio partire qua, tanto ricercati bene o male, non penso no, che... No, io sono libero. Katrin Svensson, la gringa. Come fa una laureata con dottorato a diventare chimico capo del Santa Blanca? Come tutti i cinici, un tempo era un idealista. La gringa è venuta in Bolivia per aiutare i poveri, gli oppressi, i malati. Lei li amava e loro amavano lei. Lavorava per una ONG chiamata Hands Over Bolivia, che studiava un vaccino per la febbre gialla. Doveva essere più facile ed economico da produrre per poter aiutare più persone in breve tempo. Poi, il disastro. Ha perso tutti i fondi ed è stata denigrata davanti alla comunità scientifica. Ovviamente la gringa non era coinvolta nello scandalo, ma poco importa. Ha perso tutto. E dopo... Beh, grazie al programma Prisme dell'NSA potete sentire cosa ha detto con le vostre orecchie. Quanto guadagni, tesoro? 40.000 l'anno. Spendo di più per i miei cani. Ti pagherò 100 volte il tuo guadagno. Per fare cosa? Controllo qualità. Lavorando da Okoro puoi sviluppare la cocaina migliore, più potente e più pura che esista al mondo. Sono venuta qui per aiutare la gente. La gringa, mia cara. Secondo te come sopravvive la gente qui? Ok, ragazzi, ci eravamo persi il video. Io spero di aver azzeccato il video che ci aveva dato in selezione. Però vabbè, poco importa. Tanto sono le presentazioni bene o male dei boss. Quindi diamo un attimo un'occhiata alla mappa. Qua abbiamo completato Okoro. Il nipote qua si è auto-eliminato. In caso mai ci buttiamo qua da De Agua Verde, che avevamo già iniziato, c'ho da parte già la prima missione,
Niente ragazzi, come al solito ci lasciamo qua. E come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, spolliciatelo in su, seguitemi anche su Facebook, condividete e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti. Ci hanno anche beccato all'ultimo, cazzo.